traumatico che abbiamo avuto la settimana scorsa. Oggi dovremmo riprendere quello che non abbiamo potuto finire, appunto del canto diciassettesimo, e leggere anche il diciottesimo. Purtroppo non possiamo far slittare di una settimana il tutto perché arriveremmo sotto Natale. Quindi oggi faremo una cosa che in realtà Dante non merita, ma che diciamo, siamo costretti a fare, e cioè riprendiamo il canto diciassettesimo da dove l'abbiamo lasciato, faremo diciamo, alcune parti le leggeremo riassuntivamente e poi leggeremo il canto diciottesimo anch'esso saltando magari qualche frammento e solo parafrasandolo per via di questa situazione. La settimana prossima, Dio e Dante volenti, riprendiamo la lettura solita, un canto ogni incontro dal 19esimo. Bene? Allora, quando abbiamo ricevuto questi ospiti indesiderati, eravamo, se non sbaglio, al verso 42. Virgilio, vi ricordate, aveva indicato a Dante dopo l'arrivo di Gerione, dopo qualcuno mi manda o lasso, non so se è un'indicazione, va bene. Quello che è capitato molto brevemente nel canto finora è che, grazie Alejandro, è che Dante ha visto arrivare questo mostro Gerione, simbolo della frode, che è appunto la condizione delle anime dell'ottavo cerchio, dove Dante e Virgilio stanno per approdare, che ha la faccia da uomo buono, e il corpo da rettile con degli arabeschi che sembrano di simboleggiare le attrattive della frode. E una coda da scorpione che chiaramente spaventerà molto Dante. Virgilio ha detto a Dante di andare a vedere gli ultimi dannati del settimo cerchio, più precisamente del girone che ospita i violenti contro Dio, in questo caso gli usurai che peccarono contro natura, come ha spiegato Virgilio prima, che è l'ultima, insomma, l'ultima porzione di settimo cerchio che a Dante manca di conoscere. E quindi al verso 43 Virgilio ha anche detto che nel frattempo, mentre Dante si trattiene lì, lui cercherà di convincere Gerione di offrirgli le sue spalle affinché loro possano volare sulla sua groppa nell'ottavo cerchio. Quindi Virgilio aveva anche detto a Dante di stare poco, di fermarsi poco nella chiacchiera con gli usurai, il che avevamo interpretato in contrasto con le indicazioni di Virgilio sulla cortesia che meritavano i sodomiti del cerchio intermedio, un apprezzamento negativo di Virgilio su questi dannati. E infatti, a causa di questo atto di vandalismo che abbiamo subito la settimana scorsa, anche noi dovremo soffermarci poco con questi usurai. Quindi diamo retta a Virgilio e andiamo un po' veloci. Verso 43 del diciassettesimo canto. Così ancor su per la strema testa di quel settimo cerchio, tutto solo andai dove sedea la gente mesta. Allora, sul bordo proprio di questo settimo cerchio, sullo stremo, io tutto solo, dice Dante, perché per la prima volta camminerà senza Virgilio, andai dove era seduta questa gente triste, che erano appunto gli usurai. Per gli occhi fora scoppiava lor duolo, di qua di là soccorrian con le mani, quando a vapori, quando al caldo suolo. Allora il loro dolore scoppiava fuori gli occhi, quindi piangevano, di qua di là con le mani soccorrivano, cioè cercavano di soccorrere
se stessi dai vapori, da queste falde di fuoco che piovono su tutto questo girone e a volte al suolo caldo, quindi cercavano con le mani anche di proteggersi le parti che dovevano per forza appoggiare sul sabbione rovente. E al verso 49 Dante come scrittore propone un paragone di questi dannati con dei cani, quindi è interessante perché c'è una sorta di disprezzo da parte del Dante scrittore nei confronti di questi dannati usurai che contrasta fortemente con l'atteggiamento che ebbe sia come personaggio che come scrittore nei confronti dei violenti contro se stessi e dei sodomiti con cui, come vi ricordate, lui parlò con una particolare cortesia. Qui, per quel che riguarda gli usurai, che abbiamo detto sono quasi una via di mezzo tra questo settimo cerchio e l'ottavo cerchio, dove i fraudolenti hanno avuto per la loro maggior parte una motivazione di cupidigia, di amore per il denaro, c'è anche qua da Dante, scrittore, un atteggiamento di bestializzazione di questi dannati che appunto al verso 49 vengono paragonati ai cani, non altrimenti fan di stati i cani, or col ceffo or coi pie, quando son morsi o da pulci o da mosche o da tafani. Cioè loro cercavano di coprirsi dalle falde di fuoco, come dice Dante, di estate fanno i cani che con il muso, il ceffo o con le zampe cercano di coprirsi dagli insetti. E allora Dante al verso 52, come pellegrino, li guarda e qui succede una cosa che ci fa ricordare quello che accadeva agli avari e ai prodighi, che vi ricordate Dante ha visto fuori dalla città di Dite, fra i peccatori di incontinenza, e che lui non riesce a riconoscere, talmente sono legati anonimamente ai pesi che spingono, come Sisifo. Anche in questo caso Dante non può identificare individualmente i dannati, che pur, come adesso dirà, dovrebbe riconoscere, perché evidentemente la comune radice di cupidigia che agisce negli usurai, che negli avari, e come vedremo anche in molti degli abitanti dell'ottavo cerchio, rende loro irriconoscibili dai valori materiali mondani che hanno, insomma, esorbitatamente adorato. Quindi al verso 52, poi che nel viso accerti gli occhi porsi, nei quali il doloroso fuoco casca, non ne conobbi alcun, ma io m'accorsi che dal collo a ciascun pendea una tasca che aveva certo colore, certo segno, e quindi par che il loro occhio si pasca. Allora, una volta che io fissai lo sguardo su di loro, nel viso loro, nei quali cade il fuoco doloroso, non potei riconoscere nessuno, ma io mi resi conto che dal collo a ciascuno pendeva una tasca, una borsetta, che aveva un certo colore e un certo segno, e sembrava che lì, quindi, il loro occhio si alimentasse. Quindi evidentemente questa tasca che appende dal collo degli usurai, che tra l'altro ricorda la iconografia dei banchieri avari negli affreschi medievali, rende talmente irrelevanti l'identità della persona, che la sola cosa che si riconosce in loro è la tasca, simbolo chiaramente del denaro che hanno adorato, e questi segni, il colore e il segno,
che chiaramente sono i blasoni della stirpe di ognuno. E qui inizia al verso 58 fino al verso 73 un elenco di usurai. Ricordate che la settimana scorsa vi stavo dicendo che Dante considera usurai non soltanto gli strozzini, bensì tutti i banchieri che prestano denaro con interessi, perché appunto ritiene che il tempo sul quale questi guadagnano sia un bene che appartiene a tutti. E quindi queste sono le famiglie che Dante vede e descrive nei prossimi versi, che noi salteremo per motivi di tempo, appartengono a tre famiglie di banchieri italiani, alcuni insomma fiorentini, altri del nord Italia, che i lettori medievali riuscivano a riconoscere come famiglie di origine appunto dalla descrizione dei loro scudi nobiliari. Uno di loro, uno della famiglia degli Scroveni, interpella Dante in un modo aggressivo e si presenta come padovano e racconta che i suoi compagni di pena fiorentini stanno aspettando un altro usuraio fiorentino che era ancora vivo mentre parla con Dante. Quindi in mezzo a questi versi che adesso io sto sacrilegamente parafrasando c'è anche un'accusa profetica di un personaggio che secondo quello che annuncia uno di questi usurai andrà a finire anche lui in questo settimo cerchio. E al verso 74 riprendiamo da lì dove finisce insomma questo elenco di casate, perché non sono in realtà dei veri individui quelli che Dante vede, perché non li riconosce come tale, dove al verso appunto 74, dopo questa brevissima profezia che fa un usuraio padovano, di nuovo riprende questo atteggiamento animalesco che avevamo notato per quel che riguardava l'analogia con i cani che scuotono da sé gli insetti, perché al verso 74 appunto si dice: qui distorse la bocca e di fuor trasse la lingua come bue che il naso lecchi. E quindi si comporta appunto anche lui come un animale. Bene? E allora Dante, dopo, siccome Virgilio gli aveva chiesto di restare non molto a lungo tra gli usurai, ricordate che avevamo interpretato questa indicazione di Virgilio come opposta a quella che gli aveva dato nei confronti dei sodomiti fiorentini del secondo girone, sempre di questo stesso settimo cerchio, quando aveva detto a Dante: con questi cioè è necessario essere cortesi. Qui aveva detto: resta poco, no? Che vuol dire non meritano troppa attenzione. E quindi al verso 76: e io, temendo il più star cruciasse lui che di poco star mi aveva ammonito, tornammo indietro dall'anime lasse. Cioè Dante dice che, temendo che se restava di più il suo duca Virgilio, che lo aveva ammonito di restare poco con questi usurai, si cruciasse, quindi si arrabbiasse, tornai, dice Dante, indietro dalle anime lasse. Quindi presi indietro fino di nuovo a Gerione, vero? Dove Virgilio lo stava aspettando. E al verso 79 inizia la seconda parte, il secondo episodio del canto, che è davvero stupendo. Trovai il duca mio che era salito già sulla groppa del fiero animale e disse a me: or si è forte ardito, o mai si scende per si fatte scale, monta dinanzi, chi voglio esser mezzo, sì che la coda non possa far male.
Allora Dante dice al verso 79 che quando è tornato da Virgilio, dopo aver visto brevemente gli usurai, lo trova già salito sulla groppa di Gerione, di questo fiero animale che vi ricordate il Dante scrittore non ha ancora nominato, dicevamo quasi contagiatosi dal ribrezzo che il mostro aveva causato in lui come pellegrino anni prima. Lo nominerà solo per la prima volta al verso 97, quindi molto in là rispetto alla la vera comparsa del mostro che era venuto, vi ricordate, nella proda del settimo cerchio, ormai dal canto sedicesimo. Allora Dante, tornando verso Virgilio, lo trova che è già montato sulla groppa di Gerione e Virgilio disse quindi a Dante: ora devi essere forte e ardito, usato, quindi devi avere coraggio. Ormai si scende attraverso scale di questo genere. Infatti sembrerebbe che oltre a Gerione, che servirà da scala, tra virgolette, a Dante e Virgilio per scendere dal settimo all'ottavo cerchio, anche il passaggio, come vedremo tra un mese e mezzo, dall'ottavo al nono e ultimo cerchio sarà per vie non naturali, per vie mostruose, potremmo dire, simboleggiando appunto la minore naturalità che c'è nella caduta in questi peccati più gravi che occupano appunto i cerchi più profondi dell'inferno. Però mentre vi ricordate che Dante e Virgilio, per passare da un cerchio all'altro, dei cerchi più superficiali, quelli dove sono puniti gli incontinenti, gli bastavano le proprie forze, no? Lo facevano naturalmente, tra virgolette, il che era significativo della maggiore facilità di cadere in questi peccati che consistono nell'eccesso, il difetto, ma non nell'aderire a una pulsione di per sé riprovevole, come sono invece i peccati che stiamo vedendo ora. Allora Virgilio annuncia a Dante che ormai dovranno prendere scale abbastanza spaventose per continuare la loro discesa e gli ordina di sedersi davanti a lui. Monta dinanzi, chi voglio essere mezzo, sicché la coda non possa far male. Cioè, vi ricordate che fin dalla selva oscura, quindi fin dall'inizio del viaggio in questo nostro mondo dei vivi, Dante e Virgilio camminano in un ordine gerarchico, eh? Virgilio prima e Dante dopo. Scusate, azzittisco questo cane che sta abbaiando. Ecco. E quindi Virgilio qui eccezionalmente, come tornerà a fare solo un'altra volta, molto vicini alla separazione, molto vicini al ritorno di Dante al limbo, ormai quasi arrivati all'Eden, propone a Dante questo cambiamento d'ordine per proteggerlo, in questo caso, dal pericolo della coda di Gerione, no? Il che, oltre a essere un gesto amorevole dal punto di vista proprio letterale del rapporto tra Virgilio e Dante, è anche dal senso, diciamo, dal punto di vista simbolico, un annuncio che se, come si diceva versi prima, Gerione è un'immagine della frode, Virgilio, che rappresenta la ragione, deve appunto proteggere l'essere umano dall'inganno e quindi frapporsi tra le attrattive dell'inganno e il pericolo che ha la coda velenosa da scorpione di questo mostro. Va bene? Allora il povero Dante si prende lo spavento peggiore forse che avrà in tutto il viaggio infernale. Infatti verrà ricordato questo da Virgilio proprio alla fine del percorso purgatoriale come la grande paura che Dante ebbe. Pensate che nel mondo medievale non era solito volare e che i miti
che riguardavano esseri umani volanti, come quelli che si ricorderanno subito dopo, quello di Fetonte e quello di Dedalo, erano insomma didattici, formativi in confronto con l'ardimento, i rischi del volo. Allora, al verso 85, attraverso una analogia con la febbre della quartana, che era quello che provocava la malaria e produceva come primi sintomi la febbre ogni 4 giorni, e che faceva tremare, Dante cerca di avvicinare a noi questo suo stato d'animo da allora. Qual è colui che si presso al riprezzo della quartana, che ha già l'unghie smorte e trema tutto pur guardando il rezzo? Tal divennio alle parole porte, ma vergogna mi fe le sue minacce, che innanzi a buon signor fa servo forte. Allora, come colui che è così vicino, che è così vicino al ribrezzo, al tremore della febbre quartana, che si vede già le unghie pallide, smorte, e trema tutto pur guardando il rezzo, sentite proprio la allitterazione sulla vibrante, che sembra di vibrare proprio, scusate, cerco di azzittire tutti, solo che non so perché... Scusa, molto... molto rumoroso. Sì, ho già spento tutti i microfoni, solo che chi entra dopo, insomma, non entra con il microfono spento. Adesso dovrebbe funzionare. Allora, Dante dice che come colui che è così vicino alla febbre quartana, che ha già le unghie pallide, e trema tutto solo per il fatto di guardare un'ombra, detto con questa allitterazione sulla vibrante che quasi fa tremare le parole del verso, tal divennio, cioè così divennio davanti alle parole dette da Virgilio. Cioè le parole dette da Virgilio era, insomma, adesso dobbiamo scendere sulla groppa di Gerione, no? E quindi devi abbandonare il timore che chiaramente questo mostro ti incuote. Ma al verso 89 dice che le minacce, cioè le indicazioni, gli avvertimenti di Virgilio lo fecero vergognare, questa vergogna che davanti a un buon signore, un buon padrone, rende forte il servo, che prende l'esempio appunto del suo signore. Va bene? E allora il povero Dante, tutto spaventato, sale sulla groppa di Gerione, al verso 91, immassettà in su quelle spallacce, si volle dir, ma la voce non venne come io credetti, fa che tu mi abbracci. Allora Dante si siede su quelle spallacce, su quelle spalle brutte del mostro. Voleva dire, dice Dante, che voleva dire, ma la voce non gli venne nella gola, tanto era spaventato, abbracciami. Voleva dire a Virgilio, abbracciami, ma non poté dirlo, talmente spaventato era che non gli è venuta fuori la voce, ma Virgilio, che come abbiamo visto poco fa, legge nel pensiero di Dante, al verso 94, ma esso che altra volta mi sovvenne ad altro forse, tosto chi montai con le braccia m'avvinse e mi sostenne. Allora Virgilio, che già diverse volte mi aveva dato sostegno in altri momenti di paura, in altri forsi, immediatamente che io montai, dice Dante, sulla groppa di Gerione, mi avvinse con le braccia e mi sostenne. Quindi Virgilio, anche se Dante non è riuscito a dirgli abbracciami, lo abbraccia comunque, perché intuisce questo bisogno del discepolo.
E al verso 97, cioè una volta che Virgilio vede che Dante è ben seduto sulla groppa di Gerione, che lui lo sta sostenendo, dà gli ordini a Gerione, nominandolo per la prima volta, di muoversi facendo dei giri lenti, perché Dante, a differenza di tutte le anime e di se stesso, ha un corpo che pesa, vero? Quindi verso 97, e disse Gerion, muoviti ormai, le rote larghe, lo scender sia poco, pensa alla nuova suma che tu hai. Cioè disse Gerione, solo adesso nomina questo personaggio, cui abbiamo fatto un cenno la settimana scorsa, vi ricordate, proveniente dall'Averno virgiliano, che però Dante trasforma in un mostro diverso, vero? E che è atto a simboleggiare, o almeno Dante l'ha visto come atto a simboleggiare la frode, perché secondo una leggenda riceveva gentilmente gli ospiti nella sua isola iberica e li ammazzava mentre dormiva. Quindi, insomma, è un personaggio particolarmente fruttifero per essere immagine della frode. Allora Virgilio dice, Gerion, muoviti ormai, cioè ormai puoi muoverti, perché chiaramente Dante è già sostenuto tra le sue braccia. Le rote larghe, lo scender sia poco, cioè scendi lentamente facendo giri larghi, pensa il nuovo peso che tu hai, cioè il peso straordinario che tu hai, perché Dante effettivamente è il primo a scendere con un corpo in questo mondo abitato da anime. E adesso al verso 100 inizia questa descrizione meravigliosa del volo di Gerione che deve trasportare Dante e Virgilio dal settimo all'ottavo cerchio. Come la navicella esce di loco indietro indietro, si quindi si tolse, e poi che al tutto si sentì a gioco, l'avere il petto, la coda rivolse, e quella tesa come anguilla mosse, e con le branche l'aerea se raccolse. Allora, vedete questo paragone così realistico, no? Come la navicella, no? Esce da un luogo indietro indietro, no? Un canotto, che esce per avere luogo prima di espandersi nei remi. Così lui, cioè Gerione, quindi, dopo che Virgilio gli ha detto ormai muoviti, si tolse, cioè uscì dal bordo, e poi che si sentì tutto a gioco, cioè che si sentì, sentì che aveva spazio sufficiente, girò, e cioè rivolse la coda là dove era il petto, girò e mise, lui, diciamo, il mostro era salito sulla proda, Dante e Virgilio erano seduti, poi torna indietro, quando a posto si gira per indirizzare la testa verso il basso, che è dove deve condurre appunto i due pellegrini. E quella tesa come anguilla mosse, cioè è la coda tesa mosse come un'anguilla, e con le branche l'aria si raccolse, con le branche fece questo movimento, no? Da nuoto. E qui Dante, dopo aver descritto così precisamente il movimento di Gerione, al verso 106 ci presenta il proprio stato d'animo di incredibile paura. Maggior paura non credo che fosse quando Fetonte abbandonò gli irfreni, perché il ciel come pare ancor si cosse, né quando Icaro misero le reni sentì spennar per la scaldata cera, gridando il padre a lui, ma la via tieni, che fu la mia? Quando vidi chi era nell'aera da ogni parte, vidi spento ogni veduta forte della fiera. Ecco, stupendi versi dove si ricordano appunto i due personaggi mitologici che subito venivano in mente a proposito di un volo da parte di un umano, vero? Quindi Dante dice, non credo che ci fosse una paura maggiore di quella che prova io, è sottinteso, quando Fetonte abbandonò i freni del carro del sole. Vi ricordate Fetonte, il figlio del sole, la fonte chiaramente sono le solite metamorfosi ovidiane,
che aveva chiesto al padre se era veramente figlio di lui, e il padre, in un modo davvero imprudente, gli aveva offerto di chiedergli qualunque cosa per dimostrargli appunto la sua origine divina, e lui gli chiese di guidare il carro del padre, vero? Si vede che questo di chiedere le chiavi della macchina al padre da parte dei giovanotti era un'abitudine piuttosto antica. Questo mito, come vedremo verso la fine della lettura del Paradiso, anzi in mezzo al Paradiso, proprio in un altro canto 17, verrà ricordato sempre il mito di Fetonte in rapporto con il viaggio di Dante. Quindi torneremo a questo mito. Nel racconto ovidiano, Fetonte abbandona il freno, cioè le redini dei cavalli, perché prova una paura folle appunto di fronte alla coda della costellazione dello Scorpione, che è con cui è stata paragonata precisamente la coda di Gerione, vero? Allora, maggior paura di quella che è Dio, no? Non credo che abbia avuto Fetonte quando abbandonò i freni, per cui il cielo, come ancora si vede, si cosse. Vi ricordate che Gea, la terra, vedendo questo incendio che stava provocando Fetonte con il carro, con i cavalli del tutto, insomma, liberi, aveva pregato Giove di uccidere Fetonte, e infatti, secondo il mito, la Via Lattea si formò proprio in questa morte, diciamo, di Fetonte. E l'al si ricorda immediatamente, sempre come termini di paragone della paura che prova Dante, Icaro, vero, il figlio di Dedalo, che aveva ricevuto dal padre le ali di cera per uscire dal labirinto, un altro volo, insomma, che finì molto male. Né quando Icaro, misero, cioè il povero Icaro, le reni sentì spennar per la scaldata cera, cioè sentì che dalle reni perdeva, si scioglievano le ali di cera, gridando il padre a lui, ma la via tieni, mentre il padre gridava a lui, guarda che sbagli strada. In realtà Dante qui sta facendo, come il suo solito, un rifacimento del mito, perché questo urlo di Dedalo non appartiene a questa parte del volo, bensì a una frase precedente, ma è un, diciamo, uno dei soliti cambiamenti che fa Dante sui miti, sulle sue care fonti latine. Vedo che qui c'è Caterina, sta attenta a queste sono tutte possibili spunti di analisi, cambiamenti che fa Dante. Allora, né la paura di Fetonte né quella di Icaro credo che siano state maggiori, dice Dante al verso 112, di quanto fu quella mia quando io vidi che ero in mezzo all'aria da tutte le parti e vidi spenta ogni visione fuorché della fiera. Quindi la grande paura di Dante qua è appunto quando non vede più terra, vede solo aria tutto intorno a sé e solo vede questo mostro, il che probabilmente, oltre alla geniale descrizione letterale, probabilmente ha un senso simbolico, cioè quando la sola strada che vede l'uomo è quella della frode, la paura folle che c'è senza un altro punto di riferimento della realtà. E allora al verso 115 il Dante scrittore passa al presente, dando maggior drammatismo alla narrazione. Ella sen va notando lenta lenta, rote discende, ma non me ne accorgo se non che al viso e di sotto mi venta. Questo è veramente incredibile, questa descrizione
dice lei, la bestia, no? La fiera del verso 114, ecco perché il femminile, se ne va nuotando lenta lenta, come gli ha indicato appunto Virgilio, per non perdere Dante che ha un corpo, ruota, cioè fa dei cerchi e discende, ma siccome Dante ci ha detto che non ha più punti di riferimento visivi, non me ne accorgo, cioè non mi rendo conto di stare scendendo se non perché mi venta il viso di sotto, cioè sento l'aria che mi viene da sotto. Ecco perché senza avere un punto di riferimento visibile mi rendo conto di star scendendo. Veramente è di un realismo incredibile, no? Questa descrizione. E al verso 118 io sentia già dalla man destra il gorgo far sotto noi un orribile scroscio, perché con gli occhi in giù la testa sporgo. Vi ricordate che c'era questa cascata che andava appunto dal settimo all'ottavo cerchio, a causa del quale appunto Dante e Virgilio avevano bisogno di questo volo, e dice sentivo già dalla mia mano destra il gorgo, cioè la cascata, fare sotto di noi uno scroscio, cioè un rumore, uno strepito orribile, per cui con gli occhi in giù sporgo la testa, cioè di nuovo in presente Dante si espone, sporge la testa per vedere dove cade questa cascata che fa questo rumore. E qui al verso 121, davanti alla prima visione che Dante ha dei dannati dell'ottavo cerchio, ci confessa che prima era talmente spaventato che avrebbe voluto lanciarsi giù dal mostro. Al verso 121, allor fui io più timido allo scoscio, però chi vidi fuochi sentì pianti, ond'io tremando tutto mi raccoscio. Cioè allora, cioè quando io guardai giù, sporsi la testa in giù, diventai più timido, più timoroso al lancio, allo scoscio, cioè al fatto di saltare, perché io vidi fuochi e sentì pianti, che provengono chiaramente dall'ottavo cerchio, per cui tremando tutto mi raccoscio, cioè raccosciarsi è un verbo chiaramente molto colloquiale che vuol dire spingere con le cosce verso dentro, quindi mi sostengo con forza con le cosce, cioè con la parte superiore delle gambe. Quindi Dante prima non ce l'aveva detto, ma ora ce lo dice, aveva pensato io meglio mi lancio perché il mostro gli faceva una tale paura che avrebbe preferito saltare, e invece quando vede quello che c'è giù dice no, è meglio se non cado, e quindi spinge con le gambe per tenersi ben saldo a Gerione. E al verso 123, e vidi poi che non vedea davanti lo scendere e girar per gli gran mali che s'appressavano da diversi canti. Allora io poi vidi qualcosa che prima non vedevo, lo scendere e il girare, cioè prima lui lo percepiva con il vento, no? Che gli soffiava nel mento, adesso vede per la prima volta che sta scendendo e girare a causa di questi grandi mali che si avvicinavano da parti diverse. Vedete il punto di vista sempre squisitamente rispettato, no? Siccome lui sta girando, percepisce i mali che sono le punizioni delle diverse zone dell'ottavo cerchio come se venissero da diverse parti, no? Chiaramente sono ferme, quello che si muove è lui, nel mostro. Va bene? È eccezionale questa narrazione, veramente sembra del Novecento. E al verso 127, come il falcun che è stato assai sull'ali che senza veder logoro uccello fa dire al falconiere, oimè, tu cali, discende lasso onde si muove snello per cento rote, da lunge si pone dal suo maestro bisogno bello, così ne può e discarcate le nostre persone, si dileguà come da corda cocca.
stupendi versi. Allora, in questi versi Dante, diciamo, ci esprime il contrasto tra la delicatezza e la lentezza con la quale Gerione, a causa del peso insolito del corpo di Dante, scende e deposita Dante Virgilio nell'ottavo cerchio. Il contrasto, dicevo, tra questa delicatezza indotta da Virgilio e la velocità che nell'ultimo verso si rende attraverso il paragone con la freccia, con la quale riprende il volo dopo aver svolto la sua missione. Allora, e ce lo dice con questa immagine della falconeria, cioè come il falcone che è stato in volo sulle ali assai, cioè molto tempo, e che senza aver visto il logoro, che era l'aggeggio, no? Questa sorta di uccello di legno attraverso il quale il falconiere richiamava in terra il falcone, quindi senza aver avuto un ordine di scendere e senza aver cacciato nessun uccello, fa dire al falconiere, ohimè, tu cali, cioè scende, dice, facendo sì che il falconiere esclami deluso, ah, scendi senza che io ti abbia chiamato e senza aver cacciato niente, discende lasso onde si muove snello, cioè scende lentamente nello stesso posto di solito velocemente parte, per 100 rotte, cioè attraverso 100 cerchi, e da lunge si pone dal suo maestro, si, un po' vergognandosi di non aver svolto la propria funzione, si pone lontano dal maestro, dal falconiere, disdegnoso e fello, cioè sdegnoso e feroce, fingendo appunto disappunto, non volendo mostrarsi timido, così ci depose nel fondo, cioè nell'ottavo cerchio, Gerione, al pie a pie, cioè proprio al bordo della rocca stagliata, appunto di questo nuovo cerchio molto grande, come vedremo adesso, e discarcate le nostre persone, cioè una volta deposti i nostri corpi, cioè le nostre persone di me, di Virgilio, in terra, si dileguò, cioè svanì subito, come dalla corda dell'arco la cocca, cioè la punta della freccia. E quindi in un solo verso, quello, cioè tutto il movimento di arrivo lento alla proda, dal verso 127 al 135, questa lentezza attraverso l'analogia con il falcone che torna deluso, un po' vergognandosi del proprio fallimento, contrasta con un solo verso nel quale scompare nell'aria, mostrando la velocità di cui è capace quando non deve eseguire ordini divini, perché attraverso la voce di Virgilio chiaramente il mostro deve eseguire un'azione che chiaramente è provvidenziale. Allora, se siete d'accordo, e se non lo siete anche perché non ci rimane un'altra opzione, leggiamo ora il canto 18, lo leggiamo tutto di seguito, così ne avete un primo approccio almeno musicale, e poi cerchiamo nell'ora e poco più rimasta di analizzarlo. Logo è in inferno detto, ma le volge tutto di pietra di color ferrigno, come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo, di cui suo loco dicerò l'ordigno. Quel cinghio che rimane adunque è tondo tra il pozzo e il piede dell'alta ripadura, e ha distinto in 10 valli il fondo. Quale dove per guardia delle mura più e più fossi cingoli, castelli, la parte dove son rende figura, tal immagine qui vi facean quelli, e come a tai fortezze dai lor sogni, alla ripa di fuor son ponticelli,
così da imo della roccia scoglimo vien che ricidien gli argine i fossi infino al pozzo che i tronche raccogli. In questo luogo, dalla schiena scossi di Gerioni, troviamoci il poeta tenne a sinistra e io dietro mi mossi. Alla man destra vidi nuova pieta, nuovo tormento e nuovi frustatori, di che la prima bolgia era repleta. Nel fondo erano ignudi peccatori, dal mezzo in qua ci venien verso il volto, di là con noi ma con passi maggiori, come i roman per l'esercito molto l'anno del giubileo, su per lo ponte hanno a passar la gente modo colto, che dall'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Pietro, dall'altra sponda vanno verso il monte. Di qua di là, su per lo sasso tetro, vidi demon cornuti con gran ferze che li battien crudelmente di retro. Ahi, come facean lor levar le perze, alle prime percosse, già nessuno le seconde aspettava nelle terze. Mentre io andava, gli occhi miei in uno furo scontrati, e io sì tosto dissi, già di veder costui non son digiuno. Perché io a figurarlo i piedi affissi, e il dolce duca meco si ristette, e assentio che alquanto indietro gissi. E quel frustato celar si credette bassando il viso, ma poco li valsi, ch'io dissi, o tu che l'occhio a terra gette, se le fazion che porti non son false, venedico sei tu caccia nemico. Ma che ti mena si pungenti salse? Ed elli a me, mal volontier lo dico, ma sforzami la tua chiara favella che mi fa sovvenir del mondo antico. I fui colui che la disola bella condusse a far la voglia del marchese, come che suoni la sconcia novella. E non pur io qui piango bolognese, sì, né questo loco tanto pieno che tanto prese a dicersita tra Savena e Reno, e se di ciò vuoi fede o testimonio, recati a mente il nostro raro seno. Così parlando, il percosse un demonio della sua scuriade e disse, via, ruffian, qui non son femmine da conio. I mi raggiunsi con la scorta mia, poscia con pochi passi divenimmo, lav uno scoglio della ripa uscia. Assai leggeramente quel salimmo, e volti a destra su per la sua scheggia, da quelle cerchie eterne ci partimmo. Quando noi fummo, laddove il vaneggia di sotto per dar passo agli sferzati, lo duca disse, attienti e fa che feggia lo viso in te di questi altri malnati, ai quali ancor non vedesti la faccia, però che son con noi insieme andati. Del vecchio ponte guardavam la traccia che venia verso noi dall'altra banda e che la ferza similmente scaccia. E il buon maestro, senza mia dimanda, mi disse, guarda quel grande che vene, per dolor non par lagrime spanda, quanto aspetto reale ancor ritene. Quelli è Iason, che per cuore e per senno li colchi del monton privati fenne. Ello passò per l'isola di Lenno, poiché l'ardite femmine spietate tutti i maschi loro a morte dienno. Ivi con segne e con parole ornate i sifili ingannò, la giovinetta che prima avea tutte le altre ingannate. Lasciolla quivi, gravida, soletta. Tal colpa, tal martiro lui condanna, e anche di Medea si fa vendetta. Con lui sen va chi da tal parte inganna, e questo basti della prima valle sapere di color che in sé assanna. Già eravam, l'ave lo stretto calle con l'argine secondo si nutrochiccia, e fa di quello ad un altro spalle. Quindi sentimmo gente che si nicchia nell'alta bolge che col muso scuffa e se medesma con le palme picchia. Le ripe aggrommate d'una muffa per l'alito di giù che vi s'appasta, che con gli occhi e col naso facea zuffa. Lo fonde è cupo sì che non ci basta loco a veder senza montare al dosso dell'arco che lo scoglio più sovrasta. Qui venimmo,
e quindi giù nel fosso vidi gente attufata in uno sterco che dagli uman privati parea mosso. E mentre ch'io laggiù con l'occhio cerco, vidi un col capo si di merda lordo che non parea sera laico cherco. Poi mi sgridò: perché sei tu sì gordo di riguardar più me che gli altri brutti? E io a lui: perché se ben ricordo, già t'ho veduto coi capelli asciutti, e sei Alessio in terminei da Lucca, parota d'occhio più che gli altri brutti. Ed egli a loro, battendosi la zucca: qua giù m'hanno sommerso le lusinghe, ond' io non ebbi mai la lingua stucca. Appresso ciò lo duca: fa che pinghe, mi disse il viso un poco più avante, sì che la faccia ben con l'occhio attinghe di quella sozza e scapigliata fante che là si graffia con l'unghie merdose e or s'accoscia e ora è in piedi stante. Taide la puttana che rispose al drudo suo quando disse: o io grazie grandi a te, anzi meravigliose. E quindi siano le nostre viste sazie. Allora, come avrete sentito, il canto si apre con una digressione del Dante scrittore, descrittiva, che ci espone la struttura, diciamo, architettonica di questo ottavo cerchio, il solo di tutto l'inferno cui Dante ha dato un nome proprio, Malebolge, e cioè bolge, borse, e cattive, male, quindi sacchi, mali sacchi. Oggi in italiano moderno l'espressione bolgia, come anche l'espressione girone, che rimanda immediatamente al lessico dantesco, vuol dire postaccio infernale, no? Però prima di Dante il termine bolge, appunto, nella stessa etimologia di borsa, non a caso aveva una connotazione fortemente mercantilistica, no? Perché la borsa, no? Abbiamo appena visto che anche gli usurai che agirono per avarizia hanno anche loro una borsa, no? Una tasca che scende dal loro collo. E infatti vedremo molti rappresentanti di questa mentalità mercantilistica nell'ottavo cerchio. Allora, molto velocemente parafrasiamo i primi versi. Malevolge tutto fatto di pietra ed è fatto come una sorta di castello ma alla rovescia, perché se nei castelli medievali le mura della città erano circondate da fossati che impedivano l'arrivo appunto dei criminali o comunque degli avversari al castello, in questo caso il cerchio ha i fossati dentro, suggerendo che in realtà i pericoli sono dentro, no? L'apparente castello, verso. Però quindi dentro questo ordigno di 10 zone concentriche c'è una valle in fondo che Dante dice che ci spiegherà più avanti com'era, perché infatti arriverà. E che diciamo attraversando questi 10 fossati concentrici che conformano l'ottavo cerchio o Malebolge, che ospita, come abbiamo detto più volte, coloro che fecero frode, inganno, sono attraversati radialmente da dei ponticelli che appunto serviranno a Dante Virgilio per andare verso il nono e ultimo cerchio senza soffrire loro stessi nelle proprie persone le punizioni di questi dannati. Allora Dante ci dice al verso 19 che in quel luogo, cioè nel bordo di questo ottavo cerchio, Gerione depose, lui e Virgilio si trovarono, e il poeta, cioè Virgilio,
con Dante dietro, riprendono la strada sempre a sinistra. Sono sul bordo, quindi, Dante e Virgilio, dell'ottavo cerchio e quindi della prima bolgia. E al verso 22 Dante dice: alla man destra vidi nuova pieta, nuovo tormento e nuovi frustatori, di che la prima bolgia era repleta. Quindi a man destra io vidi una nuova sofferenza, un nuovo tormento e nuovi frustatori, quindi anche qui Dante vedrà dei diavoli, come adesso vedremo, che frusteranno i dannati, di cui la prima bolgia, quindi il primo di questi 10 fossati concentrici che conformano l'ottavo cerchio, era repleta. Nel fondo erano ignudi peccatori, cioè i peccatori erano nel fondo, Dante e Virgilio sono nel bordo, e dal mezzo di qua ci venivano verso il volto, quindi camminavano in senso opposto a quello in cui stavamo camminando io e Virgilio, e di là, dal mezzo in là della bolgia, camminavano con noi, cioè nella stessa direzione in cui stavamo camminando io e Virgilio, ma con passi maggiori, con passi più affrettati. E adesso Dante, per darci l'idea, che per noi è abbastanza semplice da immaginare, perché noi siamo abituati a che ci siano strade a doppio senso, però non era una cosa comunissima questa nelle città medievali, e quindi affinché immaginiamo questa cosa, cioè che una schiera di dannati camminavano in un senso e l'altra in senso opposto, si serve dell'analogia con quello che avevano escogitato nell'anno del Giubileo. Sapete che il 1300, proprio lo stesso anno in cui Dante ubica il suo viaggio nell'aldilà, è stato l'anno del primo Giubileo, in cui a Roma ricevette moltissimi pellegrini, perché si offriva appunto questa indulgenza plenaria dei peccati. E allora ci dice che il ponte Sant'Angelo, no? questo ponte che chi conosce Roma ricorderà, che porta appunto al Castel Sant'Angelo dalla zona di San Pietro, per evitare la confusione dovuta a questa eccessiva quantità di pellegrini, avevano appunto i romani organizzato il ponte in modo che ci fosse tutti che camminassero di andata e di ritorno in due sensi. E quindi al verso 28 Dante fa il paragone con appunto questo: come i romani per l'esercito molto, cioè come i romani per la troppa per l'arrivo di una quantità esorbitante di persone, ma attraverso la parola esercito Dante probabilmente sta connotando sarcasticamente il Giubileo, no? Perché lui in più parti del poema parla della Chiesa come appunto un esercito, mentre invece il Giubileo è una disposizione intanto di Bonifacio VIII, papa detestato da Dante, oggetto di tantissime invettive, e che verrà ricordato anche nel canto prossimo, non casualmente, in mezzo a una sorta di commedia, insomma, commedia in senso moderno, voglio dire, una scena comica. Bonifacio sarà ricordato con, insomma, moltissima aggressività. Ecco, chiamare esercito questi che in realtà non sono parte della vera chiesa militante, ma stanno approfittando di questa sorta di grande offerta di salvezza, sembra veramente di star connotando negativamente questa misura un po' demagogica e comunque molto flessibile della chiesa. Allora, come i romani per l'esercito molto, l'anno del Giubileo, super lo ponte hanno a passare la gente modo colto, cioè hanno colto un modo di far passare la gente super il ponte Sant'Angelo, che da un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Pietro,
dall'altra sponda vanno verso il monte, quindi in senso e controsenso, così andavano i peccatori di questa prima bolgia dell'ottavo cerchio, che chiaramente sono due tipi di peccatori diversi, che avranno una radice in comune, come adesso vedremo, ma che hanno commesso peccati leggermente diversi. Verso 34, di qua di là, su per lo sasso tetro, vidi demon cornuti con gran ferze che li battien crudelmente di retro. Cioè, sia di una parte che dell'altra, su camminando sulla pietra oscura, vidi demoni, cioè diavoli cornuti, questa è, diciamo, la tipica iconografia, no, dei diavoli medievali, con gran ferze, cioè con grandi latighi, che li battevano crudelmente di retro, quindi che picchiavano con le ferze, sferzavano i penitenti che camminavano perciò molto velocemente. Ecco, la parola ferze, al verso 35, inizia una serie di rime totalmente prive di tradizione, di suono il più lontano possibile dall'armoniosa lingua del dolce stil novo, che infatti rima poi con berze e con terze, berze che è una parola dialettale bolognese, come adesso vedremo, e terze che fa parte di un sarcasmo del Dante scrittore. Quindi a inizio, ufficialmente, anche se abbiamo avuto qualche mostra qua e là, ma qui in modo sistematico, a inizio il cosiddetto linguaggio comico di Malevolge, comico nel senso dantesco, questo linguaggio che rappresenta fedelmente una realtà particolarmente brutta che non merita di essere adornata da parole armoniose o auliche. Questo fondo dell'inferno che cominciamo a conoscere oggi verrà effettivamente descritto con un tipo di linguaggio che sul piano fonetico, adesso vi sto facendo notare per la presenza insolita, del tutto innovatrice, di parole in rima avente queste consonanti complesse, e dal punto di vista lessicale, come forse avrete avuto modo di intuire nella prima lettura, non so se avete sentito la parola merda, merdose, puttana, sono parole che non avevamo sentito finora e che appunto si addicono bene a questa realtà qualitativamente più bassa dell'ottavo cerchio, e che sono di una novità assoluta. Quando Dante le usa per la prima volta. Noi oggi siamo più abituati a che in un libro che compriamo ci siano parolacce, vero? Ma è del tutto, è veramente di una novità sconvolgente, e questo registro così, insomma, colloquiale, tanto che, insomma, in una certa misura valse a Dante l'emarginazione dal canone per molti secoli, perché come sapete l'umanesimo, Petrarca come primo, vide questa linguaccia come veramente non modellica, non imitabile, rozza e poco atta a diventare appunto un termine di imitazione per il volgare umanistico rinascimentale. Allora, al verso 37, il Dante scrittore esclama: «Ahi, come facean lor levar le berze alle prime percosse, già nessuno le seconde aspettava nelle terze». Cioè, come facevano loro, cioè le ferze dei demoni, no? Levare, cioè alzare le berze, berze appunto vi stavo dicendo è una parola dialettale bolognese che vuol dire gambe, già le prime percosse, quindi la prima volta che venivano picchiati, già nessuno si metteva ad aspettare seconde o terze sferzate.
e quindi tutti si davano da fare per non riceverne altre. Mentre io andava, gli occhi miei in uno furono scontrati e io sittosto dissi, già di veder costui non son digiuno. Cioè, mentre io camminavo, dice Dante, insieme a Virgilio, i miei occhi si scontrarono, quindi si incrociano, perché questi di questa parte della bolgia camminano in senso opposto a quello di Dante e Virgilio, e io immediatamente dissi, io questo lo conosco. Cioè, non sono digiuno di vedere questo, non è la prima volta che lo vedo. E allora il verso 43, perché io a figurarlo i piedi affissi e il dolce duca meco si ristette e assentio che alquanto indietro gissi. Allora, per cui io mi fermai, fissai i piedi per figurarlo, cioè per riconoscerlo, e Virgilio, non casualmente detto qui dolce duca, perché la parola dolce, che io adesso ho molto velocemente incluso nel sintagma dolcest in novo, che è un sintagma dantesco, cioè che proviene dal canto 24 del Purgatorio, la parola dolce è molto molto importante in tutta la poetica dantesca, perché riguarda sia la dolcezza del paradiso, come vedremo, sia lo stile che rende armonioso, cantabile, un componimento poetico. Quindi proprio quando Dante si sta servendo di questo nuovo linguaggio comico tipico di Malebolge, ricorda la dolcezza di Virgilio, che può essere sia la dolcezza di lui come maestro, ma anche lo stile, il bello stile che ha fatto onore a Dante. Vi ricordate che Dante nel primo canto dell'Inferno, nell'incontrare Virgilio, gli aveva detto, no, tu sei il mio maestro, il mio autore, tu sei il solo, cioè l'unico da cui io tolsi lo bello stile che mi ha fatto onore. E quindi, quando abbiamo letto quel canto, ormai mesi fa, vi ricordate, abbiamo commentato che Dante, come personaggio, nella Pasqua del 1300, quando incontra Virgilio nella selva, non è ancora l'autore della commedia, è l'autore della Vita Nuova, e che questa dichiarazione secondo cui Dante prese dall'Eneide virgiliana lo stile della Vita Nuova era una dichiarazione di genere. E avevamo anche osservato, vi ricordate, quando abbiamo letto il canto quarto dell'Inferno, nel quale si descrive la visita di Dante nel Limbo, come Virgilio, forse consapevole che per scrivere la commedia, la sua grande opera, a Dante non basterà più l'esempio dello stile tragico dell'Eneide, gli presenta altri autori dietro i quali Dante si mette sesto, vi ricordate, tra Cotanto Senno, tra cui anche Orazio, autore delle Satire. E quindi la dolcezza di Virgilio qui probabilmente riguarda questa, insomma, il ricordo dello stile dell'Eneide. E adesso vedremo che il dolce duca Virgilio, anche lui dirà parole piuttosto forti. Quindi sembra che Dante stia volendo in qualche modo trasmetterci che anche il dolce Virgilio, autore della tragedia, della grande Eneide, quando ci vuole sa dire parolacce. Perché in qualche modo Dante qua sta seguendo questa nozione poetica aristotelica che lui non conosce direttamente, perché la poetica di Aristotele non si conosceva all'epoca di Dante, ma di cui erano state tramandate alcune nozioni, una delle quali importantissima, che è la coerenza tra la materia e lo stile. Quindi il fatto che Dante qua si serva di questo linguaggio comico è giustificato dal fatto che, scendendo ormai nel bassissimo inferno, la realtà che deve descrivere non merita parole molto eleganti. Va bene? Allora, Dante ha riconosciuto uno, l'ha detto ad alta, cioè ha visto che lo conosceva, ma non aveva ancora ricordato chi fosse,
si ferma e dolcemente Virgilio si ferma anche lui e acconsente che Dante torni indietro un po', per vedere se riesce a sapere chi è questo dannato. E al verso 45 quel frustato celar si credette bassando il viso, cioè quello che era frustrato, no? Dai diavoli, e credette di potersi celare, nascondere, abbassando il viso, ma poco gli valse, ma non gli fu sufficiente, che io dissi, cioè Dante lo riconosce lo stesso. Ma qui vediamo un primissimo tratto che sarà caratteristico di tutto Malebolge, e cioè il fatto che a differenza di altri personaggi, come abbiamo visto per esempio Pier della Vigna, lo stesso Brunetto, che vorrebbero servirsi di Dante per mantenere la loro fama nel mondo, o addirittura per, come nel caso di Pier della Vigna, per rinnovare la loro fama perché erano stati diffamati come traditori, per esempio, no? Questi dannati degli ultimi cerchi non vogliono che Dante li riconosca. Probabilmente, siccome vedono il futuro, come tutti i morti, sanno che Dante scriverà la commedia e vorrebbero forse sottrarsi al fatto. Cioè, quello che voglio dire è, per questi, che Dante torni al mondo e racconti che li ha visti lì è molto più grave che essere nei cerchi superiori. Allora questo voleva che Dante non lo riconoscesse, ma non riuscì a nascondersi, perché Dante gli disse al verso 48: o tu che l'occhio a terra gette, o tu che stai guardando verso terra, se le fazioni che porti non sono false. Già Dante lo maltratta un po', no? Come dicendo, se sei in questo cerchio è perché sei un fraudolento, quindi se non mentono i tratti del tuo viso, tu sei benedico caccianemico. Vedete come, dicendo nome e cognome, Dante sta occupando quasi l'intero verso. Questo voleva nascondersi e il suo nome è rimasto per sempre in questi versi che probabilmente dureranno per sempre. Questo era un guelfo bolognese che aveva occupato grandi, importanti cariche pubbliche nel nord Italia, essendo vissuto nella seconda parte del 200, quindi lo riconoscevano subito anche i lettori cui Dante si rivolgeva. E Dante, dopo aver in qualche modo, insomma, apertamente dichiarato l'identità di questo che voleva invece nasconderla, poi gli domanda in un modo davvero poco rispettoso, sarcastico: ma che ti mena si pungenti salse? Cioè qua Dante probabilmente si sta servendo di un doppio senso, no? Perché dal punto di vista letterale la domanda di Dante sarebbe: ma che cosa ti porta a una mostarda così piccante, no? Perché una salsa, cioè che è un modo sarcastico di chiamare chiaramente la punizione, metaforicamente, a questa pena così forte, vero? Ma le salse erano anche in bolognese delle vallette di zone periferiche della città dove si gettavano i cadaveri di quelli che per i peccati commessi non erano, diciamo, ammessi nei cimiteri dentro la città, e quindi equivaleva a dire finire nelle salse a dire in un postaccio, no? E quindi probabilmente si sta servendo di questo doppio senso. E al verso 52 risponde quest'anima, ed egli a me: malvolentier lo dico, cioè te lo dico malvolentieri, perché lui preferirebbe di non essere stato riconosciuto. Ma sforzami la tua chiara favella che mi fa sovvenir del mondo antico. Cioè, ma mi spinge a dirti la mia identità. La chiara favella, questo è interessante perché c'è una sorta di caratterizzazione della parlata di Dante come particolarmente onesta, frontale,
che contrasta invece con l'atteggiamento di questi dannati che, come vedremo, si sono serviti della parola per ingannare in un modo davvero spregevole. Al verso 54, questo, no, Dante gli ha domandato: che hai fatto per meritare di essere in questo postaccio, no? E lui gli dice: i fui colui che la Ghisolabella condusse a far la voglia del marchese come che suoni la sconcia novella. Cioè, io sono stato quello che mia sorella, la Ghisolabella, la vendetti perché facesse la voglia del marchese, che questo è il signore di Ferrara, Obizzo II d'Este, sia come sia che si racconti questa storiella sconcia. Quindi dalla dichiarazione di questo personaggio sappiamo che quelli che in questa prima bolgia stanno camminando in direzione opposta a quelli in cui camminano Dante e Virgilio sono i ruffiani, cioè quelli che prostituirono le donne, vendettero le donne. E al verso 58 quest'anima continua: io non pur qui piango bolognese, non sono il solo bolognese che piange qua, anzi né questo loco tanto pieno che tante lingue non sono ora apprese a dire sipa tra Saveno e Reno. Cioè, non solo io sono bolognese qua, ma questo posto è tanto pieno di bolognesi che non sono tante le lingue che tra il Savene e il Reno, cioè dentro Bologna, limitata attraverso i fiumi dei suoi limiti, non ci sono a Bologna tante lingue preste a dire sipa. Sipa era il modo di dire sì in dialetto bolognese, era come sia, no? E se di ciò vuoi fede o testimonio, recati a mente il nostro avaro seno. E cioè, se tu vuoi testimoniare come noi bolognesi abbiamo avarizia. Secondo i commentari antichi, i bolognesi erano appunto famosi per la loro cupidigia. Cosa più interessante, visto che stiamo andando in furia, è vedere la contiguità che c'è tra avarizia e ruffianesimo, diciamo, no? Perché in qualche modo noi abbiamo visto gli avari e i prodighi fuori dalla città di Lite, vi ricordate? Anche loro, come quelli, camminavano in un doppio senso. Ma la cupidigia, così come la superbia, sono due importantissimi peccati che non sembrano di trovare, secondo la maggior parte degli studiosi, dei cerchi dedicati solo a esse, ma che sono rappresentate, superbia e cupidigia, in molti dei peccati che effettivamente popolano i cerchi, che hanno come base questa tendenza. Immalebolge, appunto, la stragrande maggioranza dei dannati hanno agito spinti dalla cupidigia, macchiandosi di peccati diversi di frode, Forse il solo caso eccezionale di tutto Malebolge è il caso di Ulisse, no? Protagonista di questo indimenticabile infinito canto 26esimo che avremo modo di leggere tra qualche settimana. Ma è una sola bolgia. Il resto delle 10 bolge troviamo gente molto avida di denaro come spinta al tipo di frode che fecero. Allora, al verso 64, così parlando il percosse un demonio della sua scuriade, disse: via ruffiani, qui non sono femmine da conio. Cioè un diavolo lo spinge e dice: dai, muovite che qui non troverai donne da vendere. I mi raggiunsi con la scorta mia, poscia con pochi passi divenimmo lav uno scoglio della ripa uscia. Cioè Dante e Virgilio continuano a camminare e si trovano
sempre in questo bordo esterno di Malebolge, dove uno scoglio, un ponte di pietra parte e permetterà appunto che loro comincino ad attraversare l'ottavo cerchio. Assai leggeramente quel salimmo e volti a destra su per la sua scheggia, da quelle cerchie eterne ci partimmo. Cioè salimmo su questo ponte e volti a destra per la scheggia, cioè di nuovo inizia una rima di suono del tutto innovatore, scheggia, vaneggia, feggia, ci partimmo dalle cerchia eterne di Malebolge, quindi entrando nelle bolge in sé. Verso 73, quando noi fummo là dove il vaneggia di sotto per dar passo agli sferzati, cioè quando arrivammo là dove questo ponte vaneggia di sotto, cioè si rendevano sotto, fa un vuoto sotto per dar passo agli sferzati, quindi sotto questo ponte passano questa doppia fila, no? In senso e controsenso, di dannati che sono sferzati dai diavoli, lo duca disse, cioè Virgilio mi disse, attienti e fa che feggia lo viso in te di quest'altri malnati, ai quali ancora non vedesti la faccia, però che sono con noi insieme andati. Cioè adesso, dice Virgilio, fermati, sono sul ponte, e cerca di vedere in viso questi altri malnati, quindi fanno parte sempre della prima bolgia, ma camminano in direzione opposta, ai quali non hai ancora visto la faccia perché prima camminavano nella stessa direzione nostra. Questo, diciamo, questo dettaglio che dà Virgilio di questo fatto che noi ormai conoscevamo, ha suggerito molti interpreti il fatto che i ruffiani che hanno visto agiscono di fronte perché chiaramente vendono la donna ad altri. Questi invece, che Dante vedrà adesso, che camminano nello stesso senso loro, sono i seduttori, che chiaramente hanno una colpa molto simile perché anche loro ingannano le donne, ma seducendole, quindi in qualche modo camminando retoricamente insieme a loro, anziché venderle e darle di fronte. E al verso 79 del vecchio ponte guardavam la traccia che venia verso noi dall'altra banda e che la ferza similmente scaccia. Quindi dal vecchio ponte, perché costruitosi quando cadde Lucifero, no? Quando si formò l'inferno, come leggeremo alla fine di quest'anno, guardavamo questa fila che veniva verso di noi dall'altra parte e che la ferza dei dannati, quindi più lontani di noi, che erano sferzati nello stesso modo. Io, se voi sopportate senza fare la pausa, continuerei, perché altrimenti ho paura di non potervi dire entro le 4 tutto, va bene? Sì? Continuiamo? Bene, le poche facce che vedo mi fanno di sì, qualcuno mi manda anche dei sì alla chat, quindi... Sì, sì. Sì? Grazie. Andiamo avanti allora. Verso 82. E il buon maestro, senza mia dimanda, mi disse: guarda quel grande che viene per dolor non par lagrime standa. Questo è interessante, no? Perché in mezzo a questi che sembrano abbastanza disprezzabili, ce n'è uno che è grande, il che ci fa ricordare sempre che anche tra le anime più nere ci sono degli individui. Allora, guarda quel grande che viene e non sembra di spandere lacrime per dolore, quanto aspetto regale ancora ritiene, cioè quanto aspetto ancora di re, dice Virgilio. Quelli è Iason, che per cuore e per senno gli colchi del monton privati fenne. Questo è Giasone, il mitico capo degli Argonauti, vero? Che recuperarono, privarono la Colchide dal velloncino d'oro, personaggio importantissimo nella commedia,
che la cui impresa verrà ricordata niente di meno che nell'ultimo canto del paradiso. Qui chiaramente è dannato Giasone per aver sedotto prima Isifile e poi Medea, come adesso leggeremo, e non solo sedottele, ma poi abbandonatele con figli nati e in grembo, diversamente. Allora, al verso 88, continua Virgilio a parlare di Giasone. Ello passò per l'isola di Lenno, poiché le ardite femmine spietate tutti i maschi loro a morte di Enno, no? Cioè, lui, Giasone, passò per l'isola di Lenno, dove le donne avevano ucciso tutti gli uomini, e lì, verso 91, ivi consegne con parole ornate, Isifile ingannò la giovinetta che prima aveva tutte le altre ingannate. Cioè, sedusse Isifile, quella che non doveva essere mica scema, si aveva già ingannato tutte le altre perché lei aveva nascosto il padre, il re, sottraendolo alla morte di tutti i maschi prima. Lasciolla quivi gravida soletta, cioè la lasciò lì, incinta, soletta, tal colpa, tal martiro lui condanna. Questa colpa di averla ingannato, sedotta e abbandonata è quello che lo ha portato a questo martirio che tu vedi adesso, e anche di Medea si fa vendetta, no? Medea, no? Questa maga che era stata anche lei sedotta da Giasone, l'aveva aiutato a prendere il vellone d'oro e poi lui l'aveva lasciata. Qui Virgilio preferisce tacere sulla vendetta di Medea terrificante, però. E al verso 97, con lui sen va chi da tal parte inganna, cioè con lui, con Giasone, camminano nella stessa direzione quelli che ingannano in quel modo, cioè seducendo. E questo basti della prima valle sapere e di color che in sé sanna. Cioè questo sia sufficiente sapere di questa prima valle, di questa bolgia e di quelli che sono martirizzati qua. Quindi al verso 100, vedete qui è interessante perché Dante usa una tecnica che aveva usato solo una volta prima, secondo cui nello stesso canto descrive due bolge. Qui è finita la descrizione della prima bolgia, abitata da ruffiani e seduttori, e qui al verso 100 Dante, come vedremo, comincia a raccontare la sua esperienza della seconda bolgia dell'ottavo cerchio. Già eravam la dello stretto calle con l'argine secondo s'incrocicchia, e fa di quello ad un altro arco spalle. Cioè eravamo già arrivati a quel posto dove il primo ponte si unisce, si incrocia, incrocicchia a un bordo, alla strada, e parte un secondo ponte che diciamo attraversa la seconda bolgia. Quindi il secondo argine, cioè che è il limite tra prima e seconda bolgia, fa da spalle a un altro arco, un altro ponte. Di nuovo qua inizia una serie di rime del tutto insolite, nuovissime, in icchia e poi in uffa. E al verso 103... Quindi sentimmo gente che si nicchia nell'altra bolge, che col muso scuffa e se medesma con le palme picchia. Cioè lì, da questo limite con il nuovo arco, vedemmo gente che si nicchia, vuol dire che geme, che fa, si lamenta, nell'altra bolgia, cioè nella seconda bolgia, e che con il muso scuffa. Scuffare è una parola di registro molto basso, una parola chiaramente di origine onomatopeica, che descrive il soffiare per liberare le narici dagli escrementi, come fanno i porci,
no? Quindi un suono brutto, che fanno i porci nello stiercolo. E se medesma, no? Questa gente che si lamenta e fa questo rumore sgradevole con il naso, si picchia con le palme della mano. Adesso vedremo perché, come sono messi questi. È uno schifo questo, ragazzi, L'inferno comincia veramente a fare schifo e paura. Verso 106, le ripe erano grommate d'una muffa per l'alito di giù che vi s'appasta, che con gli occhi e col naso facea zuffa. Cioè, le pareti di questa cerchia erano grommate, quindi tutte sporche, appiccicose, di una muffa, no, come dei, una muffa come dei funghi, per l'alito, per il puzzo di laggiù che si appasta, si condensa su queste pareti, che faceva zuffa, cioè litigava con gli occhi e con il naso, quindi dava una sensazione molto sgradevole sia alla vista che all'olfatto. Lo fondo è cupo sì, qui Dante passa al presente, così ricordiamo che anche oggi, nel 2020, mentre stiamo leggendo, questo postaccio esiste ed è nelle stesse condizioni. Lo fondo è cupo sì, che non ci basta loco a veder senza montare al dosso dell'arco che lo scoglio più sovrasta. Cioè, talmente oscuro il fondo di questa bolgia che non c'è sufficiente luogo per vedere se uno non sale sul secondo ponte alla parte dove più in alto sovrasta la bolgia. Quindi Dante e Virgilio, come si dirà adesso, salgono sulla parte media del ponte, che è quella più alta, per vederci nel fondo della bolgia. Qui vi venimmo. E quindi giù nel fosso vidi gente attufata in uno sterco che dagli uman privati parea mosso. Cioè arrivammo lì, alla parte più alta del ponte, e da lì giù nel fosso io vidi gente messa dentro uno stiercolo che sembrava preso dai cessi umani. Privati è il posto per dire, cesso in francese o in provenzale, quindi erano in mezzo agli escrementi tutti questi dannati della seconda bolgia. Qui capiamo anche perché, non solo per via di questa bolgia ma anche di altre che poi vedremo, perché Virgilio nell'ingresso nella città di Dite, dopo aver parlato con Farinata, dice a Dante di aspettare, no? Perché il suo olfatto si abitui alla puzza dell'inferno, no? Qui cominciamo ad essere a contatto con questo ambiente davvero schifoso. Allora, il verso 115, e mentre ch'io laggiù con l'occhio cerco, vidi un col capo sì di merda lordo che non parea sera laicchio o cher. Cioè, mentre io cerco con l'occhio se riesco a riconoscere qualche anima, vidi uno con la testa così sporca di merda che non si poteva vedere se era laico o chierico, perché non si poteva vedere, aveva talmente la cacca sulla testa che non si poteva vedere se era tonsurato o meno. E chiaramente questo suggerisce, no, la presenza probabile di molti uomini di chiesa in questa bolgia, il che verrà confermato per quel che riguarda invece la terza bolgia nel prossimo canto, un canto del tutto dedicato alla corruzione della chiesa. E al verso 118, questo che sta adocchiando senza poter capire bene chi è, al verso 118 grida. Poi mi sgridò: perché sei tu sì gordo di riguardar più me che gli altri brutti? Cioè, perché mi guardi con più ansia degli altri? In modo abbastanza, no, poco gentile, ricordiamo, no? Ricordiamo Francesca, come aveva ricevuto Dante, no? Anime molto gentili. Queste: perché mi guardi
e Dante risponde al verso 120 e io a lui, perché se ben ricordo già t'ho veduto coi capelli a tutti e sei a leci in terminei da Lucca, però t'ha d'occhio che agli altri tutti. Anche qui Dante molto scortesemente dice con sarcasmo, perché se ricordo bene io ti avevo già visto coi capelli asciutti, quindi senza la merda nella testa che hai ora, e sei, e di nuovo come aveva già fatto prima col ruffiano, in un completa praticamente un intero verso con nome e cognome e luogo di procedenza di questo dannato di cui non sappiamo praticamente nulla, tranne che era un nobile di famiglia guelfa, vivo almeno fino al 1295. Perciò, dice Dante, perché ti riconosco, so chi sei, ti guardo più che tutti gli altri. Di nuovo una rima del tutto priva di tradizione lirica, no? In Lucca. Al verso 124, ed egli allor battendosi la zucca, cioè facendosi così nella testa, ma chiaramente zucca è una parola molto molto colloquiale, che dice il Dante scrittore, non il Dante personaggio, qua giù m'hanno sommerso le lusinghe, ond'io non ebbi mai la lingua stucca. Cioè qui si capisce, o si ricorda, che in questa seconda bolgia ci sono gli adulatori, i lusinghieri. Qua giù mi hanno sommerso, mi hanno cacciato qua giù le lusinghe di cui io non mi sono mai saziato. Vedete perché è importante che Dante sia stato riconosciuto prima da un dannato come quello dal parlato molto chiaro, perché qui abbiamo invece gli adulatori. No? Quelli che ingannarono, insomma, indorando la pillola, come si dice, e quindi lusingando in un modo chiaramente fraudolento, no? Perché non dobbiamo mai dimenticare in tutti questi canti dedicati all'ottavo cerchio che sono tutti casi particolari di frode. E al verso 127, appresso ciò lo duca, fa che pinghe, mi disse il viso un poco più avante, sì che la faccia ben con l'occhio attinghe di quella sozza e scapigliata e fante che là si graffia con l'unghie merdose e or s'accoscia e ora in piedi stante. Allora Virgilio dice a Dante, spingi lo sguardo un po' più avanti, in modo che tu possa conoscere bene con l'occhio la faccia di quella sporca, quella sozza, e scapigliata, spettinata fanciulla, che lì si graffia con le unghie piene di merde, e questo è Virgilio che sta parlando, l'autore dell'Eneide, ragazzi, ma che quando deve nominare un postaccio così spregevole, non gli trema la lingua davanti alle parolacce, va bene? Allora, che si graffia con le unghie piene di merda e or s'accoscia e ora sta in piedi, quindi si alza e si raccoglie in continuazione. Quindi gli dice, guarda quella là, e al verso 133 gli dice chi è. Taide è la puttana che rispose al drudo suo quando disse «Ho io grazie grandi a poti, anzi meravigliose, e quinci sia le nostre viste sazie». Allora, queste Taide, Thais, è la prostituta protagonista di una commedia di Terenzio, l'Eunuco, che Dante non conosceva direttamente, bensì parzialmente citata nelle Amicizia di Cicerone, e che appunto perché legge in modo frammentario confonde una scena, perché in realtà nel testo originale il dialogo che lui qua attribuisce a Taide e all'amante, al drudo, è un dialogo tra due uomini, tra Trasone, l'amante di Taide, e il messaggero attraverso il quale lui ha mandato una schiava in regalo a Taide. E quindi nella commedia di Terenzio è Trasone a domandare allo schiavo
no? Era contenta, no? È piaciuta, e lui risponde. Ma evidentemente Dante legge in Cicerone, siccome lì non è nominato il messaggero, questo regalo, probabilmente legge Taide come se fosse un vocativo e non un soggetto, e quindi sbagliando rende Taide lusinghiera, perché il dialogo ha una connotazione chiaramente erotica, ingannevole, perché la scena che qui diciamo si attribuisce a Taide, ma che è un'invenzione involontaria di Dante, sarebbe che Taide, la puttana, è sempre Virgilio che parla, ci sono ovviamente altre parole come prostituta, meretrice, va bene? Chiaramente Virgilio sceglie questo registro che gli merita la realtà spregevole che sta ritrattando. Allora dice che la puttana era stata interrogata dal suo amante, chiaramente il suo cliente, che gli aveva domandato: oh, io ho grazie grandi presso di te, quindi ti piaccio veramente? E lei risponde in un modo davvero, insomma, lusinghiero, che possiamo presumere frodolento, perché non è una donna innamorata, bensì una prostituta, anzi meravigliose. È una parola molto equivoca, che ha una connotazione chiaramente erotica, ma che è particolarmente grave nel contesto dantesco, perché, come abbiamo detto più volte, la parola meraviglia, maraviglia, come dice Dante, o maravigliosa, alla stessa etimologia di miracolo, per cui quando la usa il Dante scrittore, la usa per dire cose, cioè per riferirsi a cose di indole trascendente. E quindi che la prostituta dica meraviglioso, no? Fingendo di aver provato molto piacere con il cliente, è veramente un estremo. Diciamo quasi ereticale della lusinga. E quindi al verso 136, dopo aver raccontato a Dante la storia di Taide, unica prostituta dell'inferno, e che, badate bene, non è nell'inferno per essere prostituta, bensì per essere adulatrice, vedremo invece prostitute salve nella Divina Commedia. Dopo aver detto questo, il verso 136, Virgilio dice a Dante di andare via e quinci siano le nostre viste sazie, no? E con questo dobbiamo essere soddisfatti, non continuiamo a guardare questo postaccio sgradevole. Va bene? Allora, scusatemi di questa corsa tremenda che abbiamo fatto, che non meritate né voi né merita Dante, ma è stato prodotto, insomma, involontario di questa invasione extraterrestre che abbiamo avuto la settimana scorsa. Se avete ancora un po' di pazienza, leggiamo l'intero canto e la settimana prossima leggiamo il 19° con la solita calma, va bene? Qualcuno di voi vuole fare qualche domanda, visto che non abbiamo fatto la pausa? Grazie dei messaggi che mi state inviando. Qualcuno di voi ha delle domande? La differenza tra adulatori e seduttori? Beh, gli adulatori ingannano attraverso, diciamo, il dire cose chiaramente false, che fanno sentire bene gli altri per ottenere qualcosa, chiaramente, no? Perché la prostituta quello che vuole è garantirsi che il cliente gli duri, va bene? E invece i seduttori, come abbiamo visto nel caso di Giasone,
sono quelli che anche oggi chiamiamo seduttori, no? Che ingannano una donna e poi l'abbandonano, come abbiamo visto in questo esempio di Giasone. Quindi sono due tipi di frode diversa. Qualcuno mi dice perché violenti contro l'arte? Beh, questi sono quelli che abbiamo lasciato dietro. I violenti contro l'arte sono gli usurai, che sono violenti contro Dio, in sua nipote l'arte, l'arte intesa come lavoro, perché invece di lavorare col sudore del guadagnarsi da mangiare, col sudore della fronte, come è stato indicato all'umanità dopo il peccato originale, vivono di un'attività che Dante ritiene non esattamente lavoro. Per capire, no, non ho tempo di tornare su questo, ma la spiegazione precisa di questo è nel canto undicesimo. Nel canto undicesimo Virgilio spiega questo, quindi sia in una lettura con un buon commento di quel canto, sia nella lezione che dovrebbe essere su YouTube del canto undicesimo, chi ha questo dubbio può solverlo lì. Bene, allora, rileggiamo il canto. Luogo è in inferno detto malevolge, tutto di pietra di color ferrigno, come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo, di cui suo loco dicerò l'ordigno. Quel cinghio che rimane adunque tondo tra il pozzo e il piede dell'altaripa dura, e ha distinto in 10 valli il fondo. Quale dove per guardia delle mura più e più fossi cingole castelli, la parte dove son rende figura, tal immagine qui vi facean quelli. E come a tai fortezze dai lor sogli alla ripa di fuor son ponticelli, così da imo della roccia scogli movien che ricidien l'argine i fossi, infino al pozzo che il tronche raccogli. In questo luogo, della schiena scossi di Gerion, trovammoci e il poeta tenne a sinistra, e io dietro mi mossi. Alla man destra vidi nuova pieta, nuovo tormento e nuovi frustatori, di che la prima bolgia era repleta. Nel fondo erano i nudi peccatori, dal mezzo in qua ci venien verso il volto, di là con noi, ma con passi maggiori, come in Roman per l'esercito molto dell'anno del Giubileo giù per lo ponte, hanno a passar la gente modo colto, che da l'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Pietro, dall'altra sponda vanno verso il monte. Di qua di là, su per lo sasso tetro, vidi demon cornuti con gran ferze, che li battien crudelmente di retro. Ahi, come facean lor levar le verze alle prime percosse, già nessuno le seconde aspettava nelle terze. Mentre io andava, gli occhi miei in uno furo scontrati, e io sì tosto dissi, già di veder costui non son digiuno, perché io a figurarlo i piedi affissi, e il dolce duca meco si ristette, e assentio che alquanto indietro gissi. E quel frustato celar si credette, bassando il viso, ma poco gli valse ch'io dissi, o tu che l'occhio a terra gette, se le fazion che porti non son false, venerico sei tu caccianemico, ma che ti mena si pungenti salse? Ed elli a me, mal volontier lo dico, ma sforzami la tua chiara favella, che mi fa sovvenir del mondo antico. I fui colui che la ghisola bella condussi a far la voglia del marchese, come che suoli la sconcia novella. E non pur io qui piango bolognese, anzi n'è questo loco tanto pieno che tante lingue non son ora apprese a dicer sipa tra Savena e Reno. E se di ciò vuoi fede o testimonio, recati a mente il nostro avaro seno. Così parlando il percosse un demonio della sua scuriade, disse via ruffian, qui non son femmine da conio. I mi raggiunsi con la scorta mia. Poscia con pochi passi divenimmo, lav' uno scoglio della ripa uscia. Assai leggeramente quel salimmo e volti a destra su per la sua scheggia, da quelle cerchie eterne ci partimmo.
quando noi fummo, da dove il vaneggia di sotto per dar passo agli sferzati, lo duca disse: attienti, fa che feggia lo viso in te di quest'altri malnati, ai quali ancor non vedesti la faccia, però che sono con noi insieme andati. Del vecchio ponte guardavam la traccia che venia verso noi dall'altra banda, sicché la ferza similmente scaccia. E il buon maestro, senza mia dimanda, mi disse: guarda quel grande che bene per dolor non par lagrime spanda, quanto aspetto regali ancor ritenne. Quelli e Iason, che per cuore e per senno gli colchi del monton privati fene. Ello passò per l'isola di Lenno, poiché l'ardite femmine spietate, tutti i maschi loro a morte vienno. Ivi con segne, con parole ornate, Isifi l'ingannò, la giovinetta che prima avea tutte le altre ingannate. Lasciolla quivi, gravida, soletta, tal colpa, tal martiro lui condanna, e anche di Medea si fa vendetta. Colui sen va chi dal tal parte inganna, e questo basti della prima valle sapere di color che in sé assanna. Già eravam, l'ave lo stretto calle con l'argine secondo si incrocicchia e fa di quello un altro arco spalle. Quindi sentimmo gente che si nicchia nell'altra bolge che col muso scuffa e se medesma con le palme picchia. Le ripe eran grommate d'una muffa per l'alito di giù che vi s'appasta, che con gli occhi e col naso facea zuffa. Lo fondo è cupo sì che non ci basta l'occhio a veder senza montare al dosso dell'arco ve lo scoglio più sovrasta. Qui venimmo e quindi giù nel fosso vidi gente attuffata in uno sterco che dagli umani privati parea mosso. E mentre ch'io laggiù con l'occhio cerco, vidi un col capo sì di merda lordo che non parea s'era laichio cherco. Poi mi sgridò: perché sei tu sì gordo di riguardar più me che gli altri brutti? E io a lui: perché, se ben ricordo, già t'ho veduto coi capelli asciutti, e sei Alessio in termine da Lucca, però t'ha d'occhio più che gli altri tutti. Ed egli allor, battendosi la zucca, qua giù m'hanno sommerso le lusinghe ond'io non ebbi mai la lingua stucca. Appresso ciò lo duca: fa che pinghe, mi disse il viso un poco più avante, sicché la faccia ben con l'occhio attinghe di quella sozza e scapigliata fante, che là si graffia con l'unghie merdose e or s'accosce ora in piedi stante. Taide la puttana che rispose al drudo suo quando disse: o io grazie grandi a potè, anzi meravigliose, e quinci sien le nostre viste sazie. Grazie, ci vediamo allora la settimana prossima e leggiamo il canto 19. Buona settimana.